perché quest'anno noi facciamo la premiazione come al solito e premieremo tutti quelli che hanno ottenuto risultati importanti a livello europeo, mondiale e italiano. Quest'anno, oltre a premiare questi atleti, premieremo anche le stelle concesse dal CONI nazionale, e ne sono diverse, e poi premieremo, ricorderemo persone che purtroppo ci hanno lasciato, ma che hanno dato tantissimo allo sport provinciale, non solo provinciale, ma penso anche a livello nazionale. L'occasione sarà anche per augurarci il buon Natale e un felice anno nuovo.